Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia. Meloni, buonasera e bentornati a Scadigi 24 innanzitutto. Grazie, buonasera a tutti. Allora, diciamo, forze di maggioranza, abbiamo detto una maggioranza composita di estrazioni di centrodestra, centrosinistra, dei 5 Stelle, insomma, si sono ritrovati oggi attorno a un tavolo con tante tensioni, così come ci raccontava Andrea Monì. Lei che idea si è fatto rispetto appunto alla riduzione dell'IRPEF, al punto di caduta che non soddisfa non solo le forze politiche, sembra a quanto pare, ma nemmeno i sindacati? Ma guardi, io penso che francamente non servisse Mario Draghi per fare una manovra di questo genere, che è una manovra che, come purtroppo accade sempre però nei governi che tentano di mettere insieme maggioranze troppo distoniche, è una manovra che insomma lavora su una serie di compromessi al ribasso, totalmente priva di visione, soprattutto totalmente priva della cosa della quale dal mio punto di vista c'era più bisogno, cioè lavorare sulla crescita, lavorare sulla messa in sicurezza delle aziende, lavorare sull'incentivo al lavoro. E invece questa è una manovra nella quale nuove risorse per il reddito di cittadinanza, nonostante tutti dicano che è un provvedimento fallimentare, sul taglio delle tasse di fatto, poi capiremo bene dagli emendamenti che farà la maggioranza, perché in tutto questo c'è anche un problema di metodo, la manovra arriva fuori tempo massimo in Parlamento e con dei contorni che sono assolutamente incomprensibili, tant'è che la maggioranza presenta 5.500 emendamenti a fronte dell'opposizione, cioè Fratelli d'Italia ne presenta 700, quindi questi si fanno pure ostruzionismo da soli, però da quello che io leggo sui giornali, anche sul taglio delle tasse, mi pare di capire che intanto si rischia di colpire il ceto medio e in secondo luogo si fa un provvedimento che incide poco e niente. Noi abbiamo tentato con i nostri emendamenti di fare il possibile, diciamo, con questo scenario e abbiamo presentato delle proposte molto puntuali che io spero trovino diritto di cittadinanza nella discussione parlamentare. Per esempio, quello che Fratelli d'Italia diciamo chiama, semplificando, più assumi meno paghi, cioè una super deduzione del 200% del costo del lavoro oltre una certa soglia di numero di dipendenti in rapporto al fatturato, cioè più tu assumi meno tasse paghi. A me pare una cosa intelligente. E appunto vedremo se si troveranno le sponde che lei ricercava appunto in Parlamento, insomma, perché rispetto a quella che era la linea della stessa maggioranza, abbiamo poco tempo, quindi voglio portarla su più temi. Uno di quelli che abbiamo in qualche modo sondato è quello che ci attende, che vi attende, ma ci attende tutti, da qui a un mese o poco più, insomma, l'elezione del Capo dello Stato. C'è un nome in casa centrodestra, ed è anche il corrispondente di un leader, una delle anime del centrodestra, di Forza Italia, Silvio Berlusconi. È lui il nome per il Quirinale che il centrodestra, insomma, porterà avanti compatto per quell'appuntamento? Io lo spero. Sicuramente è un'ipotesi dalla quale noi abbiamo discusso e sulla quale Fratelli d'Italia ha dato la sua disponibilità. Dopodiché per me è molto importante che il centrodestra affronti compatto questa scadenza, perché dall'altra parte i nostri avversari hanno l'idea di un Presidente della Repubblica che debba essere, diciamo, eletto per garantire il PD al governo anche se continua a perdere le elezioni, mentre io credo che noi si debba garantire un Presidente della Repubblica di qualsiasi estrazione sia, se di centrodestra ancora meglio, ma che stia lì per far rispettare le regole, che stia lì per difendere anche la sovranità italiana rispetto ad alcune ingerenze straniere che in Italia purtroppo ci sono. E Berlusconi sicuramente garantisce questo criterio. Ci sono i numeri. Il centrodestra si debba muovere compatto anche perché su Berlusconi, insomma, sappiamo che non è facile sul piano dei numeri. Per me la cosa importante è che il centrodestra sia compatto eventualmente anche su un piano B o su un piano C, cioè l'importante è che noi si comprenda che questa volta abbiamo le carte in regola per giocare da protagonisti, è un'occasione che non bisogna perdere. Dicevamo dei numeri sul piano A, che al momento è Silvio Berlusconi. Avete trovato, immagino nei colloqui che ci sono con altre forze politiche, una sponda su questo? Non solo mi riferisco, non so, a Italia Viva, a quel gruppo misto così composito e nutrito? Diciamo, questa domanda una domanda un Beh, po' come posso dire, precoce. Nel senso, a me già pare francamente che
non sia questa la fase per parlare del capo dello Stato, perché l'elezione del capo dello Stato è prevista per la fine di gennaio. Noi prima abbiamo la manovra, ci sono altre priorità, lo scenario è uno scenario estremamente complesso. Non mi pare che questo dibattito fatto così, diciamo, nei programmi televisivi aiuti a cercare delle soluzioni. Tenga presente che l'attuale Parlamento è un Parlamento molto complesso, nel quale c'è molto nervosismo, perché molti dei parlamentari attualmente in carica temono la non rielezione, e alcuni partiti non so quanto possano garantire i loro numeri, diciamo, così come figurano. Insomma, lo scenario è complesso. Poi sicuramente le forze politiche si dovranno parlare, ma questo mi sembra abbastanza precoce. Voglio ricordare, non guardiamo troppo avanti, guardiamo un po' indietro. Qui a Live-In, lei proprio nel corso della nostra intervista aveva detto, guardando al prossimo capo dello Stato, Mario Draghi va bene, potrebbe avere anche le giuste caratteristiche per coprire quel ruolo, ma l'importante è che si deve andare a votare subito dopo. Non possiamo aspettare ancora che il governo, ci sia un nuovo governo che ci traghetti alla prossima tornata elettorale. Quindi sì Draghi, ma si deve andare al voto. Tra l'altro è quello che abbiamo mostrato anche nel nostro sondaggio, in cui c'era Draghi come prima voce, primo nome, e poi i nostri spettatori avevano chiesto, insomma, in qualche misura di sì, però che non si vada subito a votare. E questo è ancora un argomento valido per voi? Guardi, intanto io non credo di aver mai detto sì Draghi. Io posso aver detto, e sicuramente ho detto, a favore di Mario Draghi, dal mio punto di vista, c'è sicuramente il fatto che, diciamo, l'elezione di Draghi al Quirinale avvicinerebbe il voto. Però guardi, poi da qui a votare Mario Draghi è un altro ragionamento, però le dico la verità, io credo che comunque vada l'elezione del capo dello Stato avvicini le elezioni anticipate, sia che vada Mario Draghi, perché voglio vedere come si inventano un altro coniglio tirato fuori dal cilindro che passa sulla testa degli italiani, come se noi non fossimo una normale democrazia da piazzare lì per garantire che la gente non vada a casa. Voglio proprio vederlo. Ma anche per Mario Draghi, dopo l'elezione del capo dello Stato, senza la copertura di del presidente Mattarella, con partiti che diventano estremamente litigiosi e che sono molto diversi tra loro, e guardi che non è mica facile governare. Per cui io, diciamo, non escluderei l'ipotesi che alle elezioni anticipate ci si vada, sia nel caso in cui Mario Draghi dovesse andare al Quirinale, sia nel caso in cui non dovesse andarci. E sia chiaro che lo chiederò comunque, perché l'elezione del capo dello Stato, che è sempre stata raccontata come no, non si può andare al voto prima dell'elezione del capo dello Stato, adesso l'abbiamo eletto, possiamo votare come in tutte le democrazie? Di grazia. E quindi per me il problema si pone in ogni caso, sicuramente con Draghi ancora più facile, ma anche con Draghi al Quirinale, ma anche senza Draghi al Quirinale l'ipotesi che si vada a votare prima per me non è affatto peregrina, e ripeto, è quello che chiedo. Nel congedarsi Angela Merkel ha guardato all'Italia con un po' di invidia, ha detto ma magari la Germania fosse nelle stesse condizioni dell'Italia. La campagna di vaccinazione sta proseguendo, i risultati sono buoni, la pandemia e i suoi indicatori sono sì in risalita i contagi, ma sembra la situazione comunque migliore, lo è rispetto ad altri paesi anche in Europa. Questo rende più difficile il lavoro dell'opposizione secondo lei? Non ovviamente che l'opposizione speri in una, diciamo, acuirsi dalla pandemia, ma quanto rispetto alla gestione della crisi sanitaria? C'è qualcosa che sentivo in queste settimane, voi avete chiesto più riprese di modificare nell'atteggiamento e nelle iniziative del governo? Sì, noi abbiamo chiesto di fare tutto quello che finora non è stato fatto, perché la campagna di vaccinazione, come purtroppo vediamo dal fatto che torniamo a parlare nonostante abbiamo l'84% di italiani vaccinati, delle zone gialle, rosse, dei lockdown, della DAD e di tutte cose che ci avevano detto che sarebbero scomparse, dimostra che appunto la campagna vaccinale è fondamentale, ma serve anche altro, che Fratelli d'Italia continua a proporre e a chiedere e che non viene fatto. Si parla solo del Green Pass perché, essendo un tema divisivo, consente di non dire tutto quello che non si sta facendo. Abbiamo presentato anche qui delle proposte alla manovra, 200 milioni di euro per il potenziamento dei mezzi pubblici che continuano a essere il principale cluster, che si continuano a non potenziare, 200 milioni di euro per l'aerazione meccanica controllata nelle scuole, cioè il ricircolo dell'aria meccanico, che sarebbe molto più efficace, garantisco, dei banchi a rotelle per fermare il contagio nelle scuole. Abbiamo chiesto un credito d'imposta per le aziende che spendono in sanificazione, acquisto di strumenti di protezione, tamponi e compagnia, e abbiamo chiesto la cosa che dal mio punto di vista sarebbe più efficace
per favorire la campagna vaccinale, e cioè che il governo metta nero su bianco, assumendosi, diciamo, la responsabilità che rassicura magari gli indecisi, un fondo da 1 miliardo di euro per indennizzare gli italiani in caso di eventuali reazioni avverse, che serve soprattutto a dire agli italiani: state tranquilli, perché io talmente sono convinto di quello che sto facendo che ci metto sopra le risorse. Secondo me quella è la cosa più utile che si può fare. Anche quella è una cosa che finora il governo ha bocciato quando l'abbiamo proposta, e non si capisce perché. Immagino sarà uno dei temi che tratterete lunedì ad Atreo. Vi ritroverete con ospiti nazionali e internazionali di varie estrazioni, giusto, se non sbaglio, Giorgia Meloni? Assolutamente sì. E quindi... ad Atreio, quest'anno Atreio si veste di Natale, l'abbiamo chiamata il Natale dei conservatori, si svolge a Roma, Piazza Risorgimento, dal 6 al 12 di dicembre, quindi tutta la prossima settimana. Bene. Tutti i pomeriggi ci sono dibattiti di ogni genere, presentazioni di libri, premi, tutti i grandi protagonisti della politica, del giornalismo, insomma. Bene. Ci sono veramente tutti, una bellissima manifestazione fatta di confronto, quindi non è una festa chiusa, è una festa aperta dove si trova tutto, compreso una pista di pattinaggio sul ghiaccio per i bambini che volessero pattinare. Bene, grazie a Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, e alla prossima. E noi riprenderemo tra pochissimo, che su Schedici 24 in diretta, testimone che passa Claudio Calini. A tra poco.